Buongiornissimo raga, sono le 6 del mattino, la mia faccia è letteralmente sconvolta adesso. Mi butto un po' di acqua gelida sul viso per cercare di svegliarmi e mi faccio un caffè. Comunque adesso ci prepariamo un po' perché sto per partire per andare in un posto lontano. So che fa molto freddo, ma non conosco la destinazione esatta. La scopriremo insieme una volta arrivati in aeroporto. Infatti questo viaggio l'ha organizzato Andrea Bonverdi per il suo compleanno e l'ha regalato a me e a una sua amica. E io e lei non conosciamo la destinazione, la scopriremo appunto in aeroporto. So solo che appunto andiamo in un posto molto freddo, quindi ho preparato la valigia ieri notte, tra l'altro, come al solito, perché mi riduco sempre all'ultimo anche per fare la valigia. Mi sono preparata velocissimamente perché pensavo di non riuscire ad arrivare in tempo. In realtà sono arrivata in stazione in anticipo con la mia valigetta, ho anche uno zaino. Adesso andiamo a fare colazione perché ho una fame allucinante e poi prendiamo il treno, tanto comunque sono in anticipo. La seconda tappa sarà a Torino e poi da lì prenderemo l'aereo tutti quanti insieme. Mi ricongiungerò con Andre, non vedo l'ora. Sono sul treno sana e salva, ce l'ho fatta. Adesso penso proprio che mi farò una bella dormita, anche perché sul treno non c'è nessuno, parte tra un minuto, quindi penso che la situazione rimanga questa. Come vedete è pressoché deserto e per arrivare a Torino ci metterò circa un'oretta e mezza. Di solito ci vuole un'ora se si prende un intercity, però stamattina prendo un regionale, quindi tra un'oretta e mezza saremo arrivati a destinazione, alla prima destinazione. Aggiornamento, siamo arrivati a Novara. E visto che non riesco più a dormire, penso proprio che utilizzerò questo tempo per truccarmi e rendermi un minimo decente, perché la mia faccia è veramente in condizioni pietose. Quindi adesso andiamo a recuperare la mia trusty makeup che si trova all'interno dello zaino. Sotto i vari strati di abbigliamento che mi sono messa, perché ho deciso di vestirmi a cipolla, visto che nel posto in cui andremo, anche se non so dove sia, Andrea ha detto che farà molto freddo. Ecco la mia trousse. Questa mi è stata regalata tipo a Natale dell'anno scorso, non l'ho mai utilizzata ed è veramente carina, poi personalizzata con la C. Poi mi dispiace dirlo, ma anche quando si tratta di viaggi di pochi giorni ho bisogno della mia trousse abbastanza completa, con almeno una palette. Questa volta ho deciso di portare questa di Anastasia Beverly Hills perché oltre ad avere un sacco di ombretti carini ha anche due polveri per il viso, un bronzer e un blush. Come potete ben notare all'interno ci sono un sacco di cose, quindi adesso andiamo a truccarci insieme e vi faccio vedere un po' come mi trucco normalmente quando viaggio. Si tratta comunque di un make-up molto semplice perché quando viaggio non ho voglia di avere un cerone in faccia. E come prima cosa vado con una crema idratante, questa qui è di Yepoda, mi trovo super bene perché è verdina e quindi va a contrastare i rossori, quindi permette alla pelle molto sensibile e delicata e mi riempo di rossori. È la vita. Vado a fissare le sopracciglia con questo prodottino di espresso. Normalmente utilizzo o un gel trasparente, come in questo caso, oppure un gel leggermente colorato che vada a riempire un po' le sopracciglia, però visto che voglio fare un make-up non troppo strong, le lascio il più naturale possibile, però le tiro un po' su. Questo effetto lungo. Passiamo al correttore. Questo qui che sto sfumando è di Anastasia Beverly Hills, veramente stupendo, copre tantissimo, secca un po' il contorno occhi, però se lo idratate bene è fantastico perché copre tutto, cioè letteralmente vi asfalta le occhiaie. Comunque sto tenendo il microfono vicino perché vi vorrei far sentire il casino che fa questo treno in movimento. Ho capito che sono in un regionale veloce, però cavolo, fa veramente super super casino, penso che l'ho percepiato un pochino comunque, anche se tengo il microfono vicino. Fisso il correttore con un pochino di cipria, questa qui è di Pupa, la Wonder Me, molto comoda perché con io la porto sempre in viaggio. E adesso passiamo al contour. Io utilizzo questo stick qui in crema che è di Milk, mi pare, sì. È la prima volta che utilizzo qualcosa di Milk, devo dire che mi sta piacendo tantissimo, infatti vorrei comprarlo in full size nonostante io abbia già 1700 trucchi. Adesso blushino, qui non posso assolutamente rinunciare, soprattutto in questo periodo storico e visto che stiamo andando in un posto freddo e adesso sta andando super di moda il cold makeup. Utilizzo questo qui di Charlotte Tilbury che è un prodotto multifunzione che possiamo usare sia come blush che sulle labbra che sugli occhi.
l'effetto a mio parere è veramente super bello, naturalissimo, e vado ad aggiungerne un po' anche sulle labbra, perché appunto io utilizzo sempre questo prodotto quando voglio avere un effetto molto naturale, quasi un make-up, no make-up, anche se di make-up ce n'è e come lo state vedendo. Ultimo passaggio, ma sicuramente il più importante, ovvero il mascara. Vado ad utilizzare questo qui di Makeup Forever, che ha due step, il primo allungante, il secondo è volumizzante, molto molto bello. Ecco il risultato finale del make-up, mi piace un sacco, devo rimuovere un po' di rimasugli di mascara da una palpebra, ma nulla di nuovo. E finalmente è uscito il sole, all'alba delle 8.40, tra 20 minuti dovrei essere a Torino, non vedo l'ora! Mi sono ricongiunta con Andre e Anita e adesso andiamo a scoprire finalmente qual è la destinazione. Dove andiamo? Dove andiamo? È freddo. Sto prendendo la colazione per Anita e Andrea qui dal bar e ne approfitto per prendere un altro caffè. Raga, siamo arrivati al gate, andiamo a Stoccolma! Ecco il gate, partiamo a mezzogiorno e 05, sono le 11:30, non vedo l'ora di arrivare a destinazione. E dopo ben 2 ore di viaggio siamo quasi arrivati, abbiamo iniziato la discesa e qui il tempo fa un po' schifo. E poi in realtà non è che il tempo faccia schifo, perché semplicemente è più buio. Qui viene buio alle 3:30 di pomeriggio e sono le 2:40, quindi sta per tramontare, vedete. E sapevo che facesse freddo, però non così tanto, cioè guardate, c'è la brina che si sta creando sul finestrino. Siamo scesi dall'aereo, abbiamo fatto subito un salto dentro questo shop che è all'interno dell'aeroporto e abbiamo preso questa cioccolata con gli Oreo e dei chewing gum. Sono sfusi, molto fighi. Assaggiamo la cioccolata. Raga, è spaziale. Che buono. Sono sconvolta dalla pulizia che c'è qui. Guardate, è già tutto addobbato a tema natalizio. Abbiamo preso i biglietti per andare a Stoccolma, ci vogliono 18 minuti e adesso siamo in stazione, nella stazione dell'aeroporto. Mamma mia, sono le 4 ed è già buissimo qua, è notte. Siamo appena arrivati davanti all'ostello e sembra veramente veramente figo. Qui c'è l'entrata e c'è un codice per poter entrare. Vediamo come saranno le stanze. C'è anche la neve qui fuori. No way, per prendere le chiavi dovete digitare un codice e si apre il vostro cassetto con le chiavi. Scioccata. Bellissimo. Questa è la cucina e volendo si può utilizzare. E qui c'è la camera. Questa qui è la nostra camera, ci siamo solo noi ed è super carina, poi sì. Pulitissima. C'è anche la televisione, uno specchio e questo è il bagno. L'unica problematica, tra virgolette, è la doccia, perché non c'è il rialzo, però ce ne faremo una ragione. Abbiamo cenato e adesso siamo passati al supermercato. C'è la Grom, raga! Siamo tornati a casa, abbiamo mangiato il nostro dolcetto e a mezzanotte sarà finalmente il compleanno di Andre, motivo per il quale noi siamo qui. Ma non penso che riusciremo a rimanere svegli fino a mezzanotte, perché siamo tutti stanchissimi. Anita si sta già addormentando, infatti sto cercando di parlare a bassa voce per non dargli fastidio. E nulla, tra poco vado anch'io a fare la nanna. Abbiamo dovuto comprare tutto il necessario per fare la doccia, perché ovviamente in ostello non è che ti danno shampoo, balsamo eccetera. Quindi questo è il motivo per il quale siamo stati al supermercato questa sera. E devo dire che i supermercati svedesi sono veramente iper forniti. Siamo andati alla Coop svedese ed era veramente una figata. Pensate che nel reparto frutta, per mantenere la frutta bella lucida e soprattutto per far sì che duri più tempo, hanno tutto un impianto di refrigerazione veramente fighissimo. E non vedo l'ora domani di andare un po' alla scoperta di Stoccolma, perché non l'avevo mai vista. Io in particolare non ero mai stata in uno dei paesi nordici, a parte in Finlandia, ma solamente per fare scalo per andare poi a Los Angeles, quindi non l'ho visitata bene e devo dire che per adesso sono piacevolmente colpita. Tra l'altro anche il tempo meteorologico non è così glaciale come mi aspettavo, fa freddo sì, ma non troppo, quindi perfetto. Mi raccomando, se non mi seguite ancora sugli altri canali, andate e aspettatevi un sacco di Vlogmas.